Una volta qui ci venivano più di 100 persone. Nome ma Habibas, as Kishwar Afghanistan. Era nam Bastali Gujar from Pakistan. Allora, The Jungle in realtà nasce da una necessità, perché c'è questa zona lungo l'Isonza, Gorizia, un piccolo boschetto in cui molti dei migranti di Gorizia vanno a passare il loro tempo, ma i giornali, i media non sono mai entrati, come noi goriziani in realtà, non erano mai entrati, però raccontavano storie, tipo che i migranti mangiano i cigni in Isonza e per questo ci sono pochi cigni. Io di solito le mie storie nascono dalla mia curiosità di scoprire qualcosa che non conosco, e quando ho letto l'articolo per cui i migranti mangiano i cigni ho detto: qua c'è qualcosa che non mi convince, no? E sono andato a trovare, a incontrare queste persone. È un posto bellissimo perché lì stanno dalle 8 di mattina alle 8 di sera, cioè quando i dormitori sono chiusi, non dormono, vivono la loro quotidianità, quindi non è che fanno, come dire, un mondo parallelo, ma avevano una quotidianità che non possono vivere altrove, essendo fuori dai dormitori e non potendosi smaterializzare. E questo, quando arrivi lì, devo dire la verità, loro sono così sereni, così felici, e nel film c'è questa felicità e questa serenità, che ti si cancella un po' tutti i problemi della vita, perché vedi delle persone che sai, e loro non te lo dicono, sai che hanno tantissimi problemi, ma la vivono col sorriso. E allora sì, io all'inizio lo chiamavo la jungle therapy, andavo in jungle a lavorare per il documentario, ma vivevo questa situazione, e avevo questo desiderio di restituirla e raccontarla. Da lì abbiamo parlato, mi hanno spiegato delle cose, mi hanno invitato nella jungle, e loro avevano una gran voglia e hanno una gran voglia di condivisione, hanno voglia di avvicinare i goriziani e gli italiani e le persone che gli stanno intorno alla loro dimensione. Non è solo quello, nel senso, il problema è da ambedue le parti, nel senso che forse noi non ci avviciniamo tanto a loro e loro non si avvicinano a noi, e questo è il tema poi che emerge nel documentario. Io ho cercato di spiegare, raccontare a loro che quando sei in un altro paese è anche giusto ascoltare la cultura dell'altro paese. È sbagliato sia per noi che per loro credere che quello che alle volte per me purtroppo devo dire è strumentalizzazione politica, cioè dire che tutti sono bravi, tutti sono cattivi, forse anche loro vengono pervasi da questa cosa. Invece la realtà è che ci si deve comprendere a vicenda, avvicinandosi, alle volte piano piano e con il giusto passo, perché non è facile né per loro né per noi. Quindi questo è il più grosso insegnamento che ho ricevuto io e che cerco di dare a loro, con il finale poi appunto di abbracciarci e stare assieme.